allora seguiravo. Quindi il discorso è stato originato fin dalla radio, perché Orson Welles fece quella famosa trasmissione nel 33-34, sì, che faceva vedere che c'era in atto l'invasione dei marziani, e lo sappiamo, io l'ho sentita più di qualche volta, è stato, diciamo, l'inizio, proprio se c'è una data di nascita della disinformazione, oggi sappiamo che è quella data là. Ma a partire da allora poi è stato, diciamo, gradualmente anche a livello proprio bellico studiata la comunicazione. Noi sappiamo bene che c'erano centri di ascolto, i centri di comunicazione politica, i volantini che lanciavano gli aerei, ti ricordi, Pippo, no? Te lo ricordi? Ma che non me lo ricordi, no, allora, tanto per dire, no? Quindi c'è sempre stato da parte del potere questa necessità di manipolazione orientata delle coscienze e soprattutto di gestione della comunicazione. Quando è veramente necessaria la comunicazione viene tolta e viene passata direttamente attraverso le veline della Gestapo piuttosto che della Ovra. Quindi è questo il concetto. E allora? Noi oggi quindi siamo, per concludere la disamina, siamo in una situazione in cui da una parte c'è la massiva comunicazione impositiva e imponente e usurpativa da parte del potere, e dall'altro non, versante non c'è una mancata comunicazione, ma c'è addirittura la distruzione del rapporto sociale, la dissociazione completa dell'umanità. Ed è qui il grave del dualismo. E qui, cioè, se ci fosse ancora la possibilità di contattare le persone, sarebbe già meno grave. Il problema grave è proprio questo. Ecco perché giustamente Domenico faceva notare che abbiamo bisogno di andare sul territorio, perché parlando con la gente c'hai, come sappiamo bene chi ha facilitato la programmazione della linguistica, che il 100% della comunicazione si ottiene dall'azione, dalla presenza fisica, dalla comunicazione para, meta e quant'altro. E quindi ecco, noi che cosa abbiamo avuto in questi anni? In particolare sia a livello nazionale che a livello internazionale una serie di leggi per cui ci hanno costretto a diventare ancora più schiavi per legge. Perché? Perché per esempio c'è, come dicevo prima, la legge sulla privacy, le due leggi sulla privacy, e anche le leggi per esempio sul rapporto con la pubblica amministrazione, quella dell'accesso all'informazione e al diritto della conoscenza dei documenti che riguardano l'individuo, che addirittura hanno bypassato la logica e il diritto in senso ampio. Cioè praticamente noi siamo in una situazione in cui da una parte dobbiamo dare tutti i nostri dati, anche quelli più insignificanti attraverso i vari censimenti o quant'altro, e viceversa non per legge non possiamo utilizzare questi stessi sistemi per internet, perché per esempio quando io vado a dire dammi i tuoi dati a qualcuno attraverso internet, e quello mi dice ma c'è la legge sulla privacy, cazzo, una volta ci mettevi sulla targhetta di ingresso il nome, cognome e attività, no? Addirittura adesso siamo arrivati al paradosso che quando lavoravo per le compagnie telefoniche, no, non mi ci mettere il nome sull'elenco telefonico, non mi ci mettere al lavoro perché sennò mi viene a cercare la finanza o cose del genere. Siamo alla follia più assoluta. Quindi dobbiamo, e concludo, tornare al concetto che il rapporto primo e assoluto da mantenere sempre è quello fisico con gli altri in tutti i luoghi pubblici dove c'è quella possibilità, in modo da farlo diventare un nucleo di contestazione e di lotta verso il sistema.